Mister Grasso, commettiamo questo incontro, avete perso 4-3, ma nel primo tempo avete giocato meglio. Eh sì, purtroppo la rosa contata, nel secondo tempo abbiamo peccato di fisicità, siamo in pochi e sicuramente siamo calati alla distanza, però devo fare complimenti ai ragazzi, si sono comportati bene, è stata una gran bella partita, complimenti anche agli avversari che sono stati veramente in gamba, ci hanno messo in difficoltà, hanno visto la nostra carenza al secondo tempo e hanno prestato di più e ci hanno messo in difficoltà. Che campionato si aspetta? Noi il nostro obiettivo è quella della salvezza, speriamo che ci salviamo più presto, così ci divertiremo per il seguito. Grazie mister. Mister Molluso, dal 2-0 per gli avversari, il Via Grande, al 4-3, poi al... Anche perché il primo tempo abbiamo preso due gol su degli episodi sporadici, mentre l'andamento generale della partita l'avevamo condotto noi e avevamo pure avuto qualche buona occasione per segnare prima. Diciamo che stiamo andando sempre in crescendo, è questo che vogliamo, cioè partita dopo partita e anche nella stessa partita migliorarci sempre di più. Questo è successo oggi, siamo riusciti a cogliere il risultato pieno ed è merito veramente ai giocatori che sono rimasti in partita, non hanno perso la testa sul 2-0, hanno continuato a giocare, a crederci e alla fine abbiamo raccolto quanto seminato, secondo me, in partita. Come pensa che sarà il campionato del Futsal Melito? Beh, io credo che il nostro campionato sia iniziato adesso, secondo me faremo un buon campionato, un campionato di vertice, speriamo di stare tra le prime 4-5, questo diciamo è il nostro intento, poi se verrà qualcosina in più ben venga. Grazie mister. Signor Tripepi, oggi alla fine di questo incontro tra il Melito e il Via Grande abbiamo saputo che la società ha rigettato le dimissioni che lei aveva proposto, lei cosa mi dice in merito? Veramente io ero molto preoccupato per il bene della comunità di Melito e della Futsal Melito, perché senza campo non si può affrontare un campionato nazionale di Serie B. Poi man mano che le cose si sono appianate siamo riusciti ad avere un turno fisso al Botteghelle più la partita e due turni si dice a Motta. Quindi la squadra penso che si può allenare in un certo modo e affrontare il campionato con una certa tranquillità. Comunque io ringrazio la società per la fiducia datemi, perché il mio lavoro penso di svolgerlo nel migliore dei modi. Parliamo ora di questo incontro, lei lo ha visto, dal 2-0 al 4-2, è stato a 4-3, è stato ribaltato il risultato, secondo lei il merito più grande a chi va? Ma il merito più grande va a tutta la squadra, la quale si è prodigata per tutti i 40 minuti ad ottenere la vittoria. Secondo me questa è una vittoria che noi dedichiamo in pieno a Mimmo Franco, un ragazzo che sicuramente ha fatto nascere la Futsal a me. Farina, sei capocannoniere del campionato e oggi ne hai segnati tre, però la vittoria non è arrivata. In questi casi dovrei essere, diciamo, tra virgolette, contento, ma non lo sono ovviamente, perché quando si fa una buona prestazione però la squadra non porta dei punti a casa, dispiace sempre anche per l'impegno che hanno messo i compagni, perché comunque abbiamo lottato, eravamo in pochi cambi, abbiamo tenuto fin quando abbiamo potuto, per l'espulsione ci ha un po' penalizzato. Comunque una buona prestazione, voglio fare complimenti a tutti i compagni che comunque si sono sacrificati, hanno posto veramente tanto e dato l'anima in campo. Per quanto riguarda il livello personale, sì, se le giornate vanno avanti così a 5-3 gol spero di arrivare. Ma sei sempre il trascinatore o è solo in queste due domeniche? No, guarda, noi siamo una squadra comunque di fatti di gregari, in questo momento devo essere sincero, mi sta girando un po' tutto bene perché trovo dei bei gol, basta che tiro verso la porta, ho anche un po' di fortuna, in questi casi serve anche quella. Grazie.